E allora, in questo allenamento voglio andare proprio a zeccare, a lavorare proprio sulle gambe, sui glutei. Allora, per farlo, andiamo in quello che si chiama crescent pose. Allora, è una posizione della yoga. Ci allunghiamo, le gambe destra in avanti, le braccia vanno sopra la nostra testa, ok? E come potete vedere, il tallone è sollevato, ok? Scendiamo e saliamo. Vai, uno, e su. Due, su, continui. Tre, e quattro, continui ancora così. Cinque, sei, sette, otto. Adesso andiamo, portiamo le braccia in avanti e teniamo la posizione. Teniamo in posizione in quello che stai provando di immaginare, ok? È che c'è un filo dal tallone fino alla testa, addominali rimangono tesi, ok? Stendiamo le braccia, posizionando il peso su il tallone destro. Ok, torniamo su, porti il coccige in avanti e scendo. Uno, due, ancora, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Di nuovo stendiamoci in avanti, di nuovo dal tallone alla testa, lunghezza, addominali tesi, spingi sul tallone, ok? Però stai provando comunque di tenere tutto in un modo energetico, ok? Tieni l'energia, stendi, ancora, tre, due, uno, and relax. Adesso cambiamo la gamba, porti la sinistra in avanti, ok? Ginocchio sopra il tallone, stendi le gambe indietro, sollevando il tallone, braccia vanno sopra, porti il coccige in avanti, ok? Di nuovo, otto, sette, spingi bene 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 sul tallone, ok? Ancora, sei, cinque, quattro, tre, due, e andiamo a allungarci, teniamo la posizione, ok? Spingi bene sui talloni, yes. Sì, ok? Energia fino proprio alla testa, ok? Di nuovo torniamo indietro, scendiamo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, allunghiamoci, allunghiamoci, teniamo proprio le braccia in avanti, ok? Addominali tesi, tieni, tieni, tieni la posizione, ok? Continui, 4, 3, 2 e sollevo. Bravi! Adesso andiamo avanti con il prossimo allenamento insieme. Alla base di ogni allenamento per i glutei ci sono i squat, però oggi voglio fare una squat un po' diversa, sarà una squat incrociato. Allora partiremo con le gambe incrociate e poi quando affondiamo, affondiamo con un piccolo salto in uno squat. Su, chiudo, giù, squat. E ogni volta incrocio l'altra gamba in avanti, ok? Destra avanti, scendo giù. Sinistra avanti, scendo giù. Su e indietro, ok? E ogni volta ricordati proprio di affondare sui talloni, ok? Su e squat. E su e squat. Interno coscia e glute. Interno coscia e glute. Continuiamo. 8, scendo. 7, scendo. 6, 5, 4, 3, 2 e 1, continui, apri 8, 8, scendi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Pronti per un altro esercizio per la nostra turbo gag? Facilissimo. Una delle mie preferite poi tra l'altro, perché i glutei a un certo punto della vita cominciano a svuotarsi e questi sono basici ma veramente efficaci. Le cose quelle che devi ricordare è di farli tutti i giorni o almeno tre volte alla settimana. Se vuoi veramente che il tuo gluteo non ti abbandona, te lo devi allenare, ok? Però ripeto, cioè, è più facile di quello che pensi. 7 minuti, 10 minuti, basta, i giochi sono fatti. Poi lavoro aerobico è un'altra cosa, saltare sul trampolino è un'altra cosa. Ma per tenerci i nostri glutei in forma, alziamo la gamba destra e incrociamo sopra l'altro ginocchio. Il piede è martello. Levo e torno giù. Dobbiamo fare 50 per lato, ok? E state provando di lasciare l'impronta del tuo piede a soffitto, ok? Incrocio e sollevo, ok? E vedi, già 10 sono andati, ok? 10, 9, lascia che le spalle rimangano belle morbidi, ok? Addominali belli tesi.
e non inarcare la schiena. 20. Continui, ok? Perché stai provando di isolare il movimento sui gluteo. Incrocio, sollevo, incrocio, sollevo. Continui, ancora. 4, 3, 2, 30. Continui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ecco 40, ultimi 10 da questo lato, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax, recupero un attimo. Ricordi che devi stringere i glutei, non lavorare di schiena, lavora soltanto che le gambe solleva e poi c'è una contrazione finale del gluteo. Appoggiamo, piede a martello 90 gradi, crocio sull'altra gamba, in diagonale sollevo, ok? Sempre 50, movimento molto compatta, ok? Non devi fare movimenti strani con la schiena, con le braccia, ok? E 10, continuiamo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, addominali tesi, non inarcare quella schiena, controlla, guarda giù, controlla che se la forma è corretta, ok? Ancora, 10, 9, 8, in diagonale, non sali e scendi soltanto, ma stai in diagonale, tracciando un diagonale con la gamba, ancora, mancano 20, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e gli ultimi 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e stop. Eccellente, un altro esercizio del nostro Turbo Gag. Ti aspetto al prossimo esercizio insieme. Ciao, adesso facciamo un side plank, ok? Una plancia laterale alla nostra gag, perché avere un core molto forte è importante. Allora, appoggiamoci giù, dobbiamo fare 100 per lato e cominciamo a sollevare. Ok, sollevamo tenendo però l'ombelico veramente attaccato alla nostra colonna vertebrale. Allora immagini che la stai proprio tenendolo trattenuto, tirato dentro, ok? Attaccata alla colonna vertebrale da una parte, dall'altra parte stai sollevando l'anca, ok? L'anca da basso verso alto. Continuiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20. Allora, se tu hai bisogno di recuperare durante questi esercizi, non ti preoccupare, ok? Ti recuperi, ma non abbandonare l'esercizio, ok? Appena che puoi rimetterli nella mischia, puoi rimetterti al lavoro, fallo, ok? Continuiamo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 50. Ci mancano 50. Continui, tiri su, continui. 4, 3, 2, 60, vai. Settanta. Grandi sorrisi, dai, continui. 4, 3, 2, 80. Dai, lo so, è un bel esercizio, però stai facendo un ottimo lavoro. Continui. 4, 3, 2, 90, ultime 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e relax. Eccellente, andiamo dall'altra parte. Ok, sempre 100, sempre con la premessa che tu puoi interrompere quando vuoi e poi mi raggiungi quando te la senti, però la meta finale sarà sempre 100, ok? Maybe non oggi, forse non oggi, ma magari fra un mesetto, magari meno, riuscirai a fare tutto 100 di un filato con me, ok? Continuiamo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 20. Continui. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 30. Continui, dai, tira su, tira su, tira su. Ancora. 4, 3, 2, 40. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 50, continui, grandi sorrisi, stai facendo un lavoro eccellente, ombelico bello teso, chiuso,
trattieni l'addome, solleva dal fianco, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 60, continui, su. Settanta, vai. Ottanta, continui, tiri su, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, novanta, ottimi, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due e uno. Oh. Eccellente, altro esercizio fatto, complimenti, passiamo al prossimo esercizio del nostro Turbo Gag insieme. Questo esercizio è una nuova plancia, sempre chiamata coccodrillo, ci mettiamo in avanti e immaginate di finire lateralmente, così, 1, 2, 3, destra, sinistra, addominali tesi mentre vieni in avanti, continui. 1, 2, 3, hold, 1, 2, 3, ferme, 1, 2, 3, ferme, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eccellente. Buon lavoro, ci aspettiamo nel prossimo esercizio insieme.